hanno chiesto praticamente di definire qual era la scelta, le motivazioni e i desideri che ci hanno spinto ad aprire la nostra attività. Io sicuramente premetto che nasco dal mondo del marketing, dove lavoravo, e ad un certo punto ho deciso di lasciare per dedicarmi alla famiglia, come molte donne magari fanno. Io ho avuto anche l'opportunità di farla e di dedicarmi ai figli. E da lì poi ovviamente non basta, perché c'è sempre un fermento dentro di me, come dentro molte altre donne, e ho deciso di aprire il cassetto dei sogni, quello lasciato lì da tanti anni, e di decidere di fare quello che volevo veramente fare nella vita, cioè la stilista. E mi sono avventurata in questo mondo. Sicuramente l'elemento importante di tutto questo è stato l'avere la possibilità di conoscere in generale come si può strutturare un'impresa, arrivando appunto dal marketing, e anche la voglia di dare qualcosa di nuovo ad un settore che tutto sommato è abbastanza martoriato, che è quello della moda. E l'ho fatto scegliendo di fare una moda biologica, e quindi di andare ad acquistare solo ed esclusivamente tessuti italiani, biologici, naturali, non utilizzando materie sintetiche di nessun genere tipo, e di farmi aiutare in questa impresa da persone possibilmente venete, laddove ovviamente riesco a trovare, perché Verona purtroppo da questo punto di vista è abbastanza morta, nel fare le cose come si facevano anche un tempo. Quindi cerchiamo di dare un prodotto che sia duraturo nel tempo e che dia delle buone prestazioni da tutti i punti di vista estetico e di salute proprio del prodotto. Abbiamo scelto di fare un prodotto a filiera corta e a chilometro zero, un po' come si fa con l'agricoltura, e quindi abbiamo deciso di fare tutto lì, sempre compatibilmente con i limiti del mondo della moda, che non ci consente di avere la tessitura sotto casa, ecco, non è possibile, e di vendere direttamente per non ricaricare eccessivamente il prodotto, e quindi di dare un prodotto che sia sostenibile anche dal punto di vista del prezzo. Quindi un prodotto sostenibile, etico, buono, sano e fatto da donne. Io ho avuto la fortuna di essere sostenuta sicuramente dalla famiglia, da mio marito, e da un lascito di una nonna che mi ha permesso di aprire, di partire con questa cosa, sì, una nonna sarta di alta moda, e alla mia attività sto dedicando tutto. Sicuramente la passione mi sostiene tantissimo, ed è quella che nei momenti critici mi dà la spinta per andare avanti, e nei momenti buoni mi dice ok, vai, bene, è quello che è giusto fare. Chiaramente incontro i problemi che tutte le donne imprenditrici incontrano, dalla burocrazia, la difficoltà di avere credito. Per quanto riguarda il discorso dei figli, loro hanno imparato a stare con me nella boutique, nel laboratorio, non mi aiutano assolutamente, perché non gliene frega niente, sono piccolini. Però la cosa buona è che capiscono che comunque avere una mamma che lavora, avere una mamma che si realizza attraverso la propria impresa è comunque una cosa molto importante anche per loro. Per me questo è un punto fondamentale del mio percorso. L'altra domanda che ci hanno fatto era se che tipo di idea, di indicazione possiamo dare alle donne che vogliono avventurarsi in una nuova intrapresa. Io credo che, per la mia esperienza, sicuramente la conoscenza di quello che si decide di andare a fare, da un punto di vista teorico, quindi per quanto riguarda il discorso di studi, e da un punto di vista anche pratico, non guasta fare un po' di esperienza pratica. Cioè, la bottega, come si usava, io torno indietro di tanti secoli, una volta la bottega serviva per imparare un mestiere. Ecco, questa cosa qui è una cosa molto importante. Bisogna poter conoscere e aver voglia di conoscere in continuazione. Io non arrivo dal mondo della moda, arrivo da tutt'altro mondo, non lo conoscevo, mi sono affidata
a fornitori, per esempio, a acquisitori, per imparare come si fa un tessuto, la costruzione, cioè ho cercato di attingere il più possibile dagli altri per imparare le cose che non conoscevo e questo mi ha permesso ovviamente in poco tempo di arrivare a fare quello che sto facendo. Siamo stati adesso a gennaio a Berlino a fare una fiera, abbiamo fatto la prima sfilata nostra nella, diciamo, la, consideriamoci un po' alta moda, se vogliamo, biologica, che è una cosa assolutamente nuova, mentre all'estero, soprattutto nei paesi del nord Europa, in Germania, è una cosa abbastanza normale, l'abbigliamento biologico è il 30% del venduto in Germania, da noi è quasi sconosciuto. E adesso pian piano stiamo cercando di allargarci sempre con i nostri criteri, quindi prendendo degli spazi, offrendo il nostro prodotto in altre città.